Bene, bene, bene. Siete arrivati tutti. Non ve l'aspettavate questo invito? Ma siete venuti tutti. Leggo sui vostri volti. Curiosità? Sufficienza? Disprezzo, disprezzo. Timore. Perché vi starete chiedendo come mai? Che cosa starà tramando questa volta? Tranquilli, non c'è niente da temere. Certo, sono io. Medea, la madre assassina, la straniera, la donna che si ribella, la donna che non è funzionale al progetto. E dire che mi ero così innamorata di quel progetto. Avevo creduto ciecamente nella possibilità che mi era stata promessa. Un mondo diverso. Un futuro aperto su più maestosi orizzonti. Il mondo destinato a vincere. E io ero stata invitata a farne parte con lui. Ma bisognava che facessi la mia parte, era chiaro. No, Giasone non l'ha mai chiesto espressamente, è vero. Lui lasciava intuire, lui suggeriva, senza bisogno di parlare. E io ho fatto la mia parte. Ma non ho ucciso mio fratello, non l'ho squartato e gettato pezzo a pezzo a fermare l'inseguimento del padre. Non io! Sono un'adepta del culto della rigenerazione, io. Ciò che so fare è esattamente l'opposto. Tutto mi è stato attribuito. Si sono esercitati a riscrivere la mia storia. All'inizio è stato anche gratificante, anzi, era quello che volevo. Ma poi sono passati 34 secoli da quel tempo, il tempo degli eroi, e io sono ancora qui, viva, immortale, regina dei campi Elisi! E allora? Non sarebbe ora di finirla? È per questo che vi ho convocati. Sono stufa, sono stanca di sentir parlare intorno al mio nome. Sono trascorsi 3.000 anni, ma non lo sopporto più, basta! Silenzio, silenzio, un po' di silenzio! E poi nessuno che si sia mai chiesto perché io sono ancora qui. Perché Medea non è stata punita. Tutti si domandano perché, perché l'ha fatto, perché ha ucciso i suoi figli. Per punire Giasone, per salvarli dal linciaggio, per privare quel traditore della sua discendenza e ancora, ancora, ma perché non sono stata scaraventata nel Tartaro? Qualcuno si è mai chiesto perché? Perché non sono stata condannata, trasformata in un insetto ributtante, in un mostro orrido? Perché nessun dio ha escogitato per me un supplizio spaventoso? Peggio di Tantalo, Sisifo. E sappiamo quanto siano creativi gli dèi in questo. Perché per me non si sono scatenate le erinni? Perché solo a me sono stati risparmiati i tormenti destinati agli assassini del proprio sangue? Non è forse colpevole Medea? Nulla. Sono qui. Viva. Nessun tribunale si è riunito per processarmi. Forse a nessuno faceva comodo cercare la verità. E allora lo farò io. Il processo a Medea. Contro gli dèi, contro il fato e contro la menzogna di chi ha riscritto i fatti.
dimenticando volutamente di raccontare come tutto incominciò. Ho molte cose da dire. Ma siamo logici. Perché una maga principessa della Colchide avrebbe dovuto seguire un eroe sventurato come Giasone? Era così evidente. Il fato aveva in serbo per lui sacrificio, lotta, umiliazione ed eterna peregrinazione. Si vedeva chiaramente, si poteva leggere nei suoi occhi. E credetemi, era ben altro quello che mi aspettavo dal principe che mi avesse seguito nella casa paterna. Ma una sfera d'oro segnò il mio destino. No, non sto parlando del famoso pomo della discordia che una generazione dopo scatenò la guerra di Troia. Anche se capisco che questa fissazione divina per gli oggetti tondi luccicanti crei qualche confusione. Era semplicemente la palla con cui Zeus giocava da bambino. E fu con quella che Afrodite convinse il piccolo Eros a scoccare la sua freccia nel mio cuore. Shh! Eh sì, sono stata anch'io una pedina, no, nel vostro eterno gioco di vendette ripicche. In quel momento, per qualche motivo che si è perso nella notte dei tempi, Era e Atena si stavano dando molto da fare per favorire il loro protetto, Giasone, e trovandosi a corto di idee che avevano chiamato in aiuto Afrodite, che per fare bella figura si è rivolta ad Eros. Inconsapevole delle loro trame, quel giorno, come tutti i giorni di udienza, entrai nella sala del trono per sedere al mio posto di principessa e fu lì che per la prima volta vidi Giasone mentre ascoltava le condizioni per riportare in patria il vello d'oro. Non mi fece un effetto grandioso, più che altro ero ammirata dalla feroce astuzia del re mio padre. Osservavo lo sguardo fiero e sconcertato dello straniero e pensavo che il greco avrebbe fatto bene a issare le vele di Argo e tornare indietro il più velocemente possibile coi suoi compagni. Senza vello d'oro, l'usurpatore Pellia non gli avrebbe restituito la corona senza combattere, è vero, ma almeno avrebbe avuto qualche possibilità di scamparla rispetto alla prova impossibile imposta da mio padre a giocare i tori dagli zoccoli di bronzo che sputavano fiamme, arare il campo di Marte e seminarvi denti di drago che si sarebbero trasformati immediatamente in guerrieri assetati di sangue. Insomma, ero lì che valutavo le reazioni del principe Giasone con curiosità distaccata, quando Eros scoccò la sua freccia. E subito me ne innamorai. Disperatamente, totalmente, ciecamente lo amavo. Amavo i suoi silenzi pensierosi, il suo restare corrucciato a tracciare linee sulla sabbia che subito la risacca cancellava. Ero curiosa, affascinata e cercavo di capire, di penetrare quei simboli misteriosi prima che il mare li portasse via con sé. Erano certi i segni della sua lingua sconosciuta, i simboli di una conoscenza di cui un giorno sarei entrata anch'io in possesso, di cui anelavo appropriarmi per amor suo. E amavo quelle tracce nella sabbia,
come tutto di lui. Il colore della pelle, i riccioli, le spalle, le gambe, i fianchi. Oh, avevamo anche noi dei guerrieri potenti, uomini forti, attraenti, ma non avevano quello sguardo inquieto che ora mi sembrava irresistibile. Lo sguardo di un uomo incolpevole, catapultato in un incubo senza risveglio, oltraggiato dal suo destino infausto, di capo senza regno, eppure desideroso soltanto di tornare nella sua patria luminosa e ospitale. E gli tesi la mano, le mani, tutta me stessa, per riportarvelo vittorioso. Ma ero una principessa, non una serva. E prima lui giurò, dinanzi a tutti gli dèi, che sarei stata la sua sposa e che sarebbe stato per sempre fedele a Medea dagli occhi splendenti. A Medea, che lo aiutò a conquistare il vello d'oro. A Medea, che da sola aprì agli argonauti le porte di Iolco. A Medea, che gli portò in dote, per linea di sangue, il diritto al trono di Corinto, un tempo sottratto a mio padre. Ma questi non tutti lo sanno, o non lo vogliono ricordare. Fatto sta che per un certo periodo fui sotto l'influsso dell'incantesimo d'amore. Quando ebbe termine l'effetto della freccia fatale di Eros, credo che fu quando approdammo a Iolco. Beh, certo, per quanto divino, un sortilegio di innamoramento prima o poi si esaurisce. Credo che essere una maga l'avesse amplificato, ma ero pur sempre una donna e Giasone un uomo. Eravamo umani, figli o nipoti di dei, ma umani. E come in tutte le cose umane, essere innamorati è un sentimento che muove le montagne e fa invidia agli dei. Ma non è un dono che dura per sempre. Durò per tutta la traversata di ritorno, che fu lunga, tortuosa, pericolosa. Eravamo inseguiti, minacciati dalla terra e dal mare, ma uniti, avvinti l'uno all'altro in un modo che ci saltava e rendeva ogni impresa possibile e spronava tutto l'equipaggio a superare ogni limite. Noi eravamo gli eroi. E com'era bello la sera ascoltare il canto delle nostre gesta prima di ritirarci per godere ancora, ancora l'uno dell'altra. Ero rapita dai loro canti, affascinata da quella luminosa narrazione di sé, dalla capacità dei loro aedi di trasformare i fatti in storia e la storia in leggenda. E come il piacere che prendevamo e donavamo l'una all'altra si alimentava e cresceva giorno dopo giorno, nutrendosi di se stesso all'infinito. Anche quei canti, lo sapevamo, sarebbero germogliati su loro stessi e avrebbero ricoperto come edera tenace tutto il mondo conosciuto. Imparavo in fretta, volevo conoscere ogni cosa del loro mondo, imparavo il greco, i loro costumi, volevo essere pronta quando saremmo giunti. E presto scoprì cos'erano i segni misteriosi che Giasone tracciava corrucciato sulla sabbia del mio mare. Fu quando arrivammo a Iolco. Mettemmo piede sul suolo greco, inebriate da mille aspettative felici.
ma nessuno era lì ad accoglierci con canti, ghirlande, sacri riti, per celebrare il ritorno vittorioso degli eroi che avevano riportato in patria il vello d'oro. Nessuno, nessuno. E presto capimmo perché. Si era sparsa la voce che eravamo tutti morti. E forte di questo, il re Pelia aveva fatto uccidere la madre e il padre di Giasone. Aveva fracassato il cranio del suo fratellino sul marmo del pavimento della reggia. Così non avrebbe più avuto pretendenti al suo regno di usurpatore. Decine di guardie armate sorvegliavano ogni porta. Un'irruzione a sorpresa è impossibile. Non c'è altra strada che combattere. Prima del consiglio di guerra, Giasone si appartò come faceva sempre, ma io lo seguì di nascosto. Era troppo addolorato. Piangeva e tracciava di nuovo quei segni sulla sabbia. Li ho riconosciuti, li avevo ben impressi nella mia mente, ma questa volta riuscii a leggerli. Era il suo nome. Il suo nome. Quei segni che mi erano sembrati magici, meravigliosi, portatori di chissà quale segreto di buona fortuna. Erano il suo nome. Che le onde del mare adesso come allora cancellavano, inesorabili a ogni passaggio, quasi a scandire l'ineluttabilità di un destino avverso. E lo vidi, e ti ho visto, e io ti vedo. Un uomo fragile, colpito, defraudato, bellissimo. Nel suo dolore profondo. Mi sembrava di vederlo per la prima volta, come se dai miei occhi fosse scesa una benda. E lo amai di vero amore, mio, reale, profondo, nel petto e nelle viscere, attorcigliate alla sua vita per sempre. E quel giorno seppi di essere incinta. Non potevo permettere che il padre di mio figlio affrontasse la battaglia in quelle condizioni. Per combattere bisogna essere lucidi. E Giasone aveva la mente offuscata dal dolore. Dovevo proteggerlo da se stesso. Convinsi tutti a lasciarmi tentare ed entrai a Iolco da sola, annunciata solo dalle mie ancelle. Una sacerdotessa di Artemide giunta da lontano e con la promessa di farlo tornare giovane, eliminai Pelia, facendolo gettare a pezzi in un calderone dalle sue stupide figlie. Per salvare il mio uomo, ho preso su di me tutta la responsabilità della fine di quel vecchio crudele infido, e solo grazie a me gli argonauti poterono rientrare a Iolco senza spargimento di sangue. Era finita l'impresa compiuta. Avevamo vinto, avevamo vinto! Ma mio marito non reclamò il suo regno. Non potevo crederci. Hai attraversato i mari. Hai combattuto e sfidato la morte. Hai riportato in Grecia il vello d'oro. E ora accetti senza fiatare di farti esiliare da quattro anziani per la fine di un usurpatore assassino. Allora facciamo un bel rito di purificazione. Dedica a Zeus il vello d'oro. Facciamo penitenza. Ma non rinunciare, non rinunciare a ciò che hai conquistato, per cui la tua famiglia è stata sterminata. Non mi ascoltava. Anzi, se io usavo il plurale, andiamo, facciamo, diciamo, mi fissava risentito. Doveva essere qualcosa di profondamente greco che sfuggiva alla mia comprensione.
L'ho capito. Solo 10 anni dopo. Non ero io, non ero io. La regina che avrebbe voluto al suo fianco non ero io. Non ero io. La donna giusta per la sua scalata al potere. Comunque, poiché a me non importava della corona, avevo già rinunciato alla mia. E mi importava solo che lui fosse vivo al mio fianco. Rispettai la sua decisione. Purché fossimo restati uniti, avrei continuato a seguirlo anche in capo al mondo. Anche in capo al mondo lo avrei seguito. E così, dopo i riti di dedicazione del vello d'oro a Zeus e della nave Argo a Poseidone, dedicazione, giungemmo finalmente a Corinto. Come avevo presagito, i canti delle nostre gesta erano spirati potenti ai quattro angoli dell'Ellade e ci avevano preceduti, rendendoci famosi, ma anche fonte di timore e sospetto. Era arrivata la straniera. Mi ero preparata. Mi ero vestita e calzata all'occidentale e me ne stavo in disparte, silenziosa, sempre un passo dietro al mio sposo, come deve comportarsi una donna greca. Docile in questo compito, entusiasta del futuro che mi era stato promesso. Una nuova vita nella civiltà che avevo tanto ammirato e tanto avevo sognato, accanto all'uomo che mi avrebbe sostenuta e difesa, così come io avevo sostenuto e difeso lui. Dalla mia terra, ricca di tesori, avevo osservato solo i gioielli di principessa. E quando ci recammo alla reggia a chiedere asilo, le indossai per la prima volta, orgogliosa di rendere onore col loro splendore al rango di mio marito. Ma anche quell'ultimo innocuo legame con la mia patria fu visto con malanimo. Si disse che fossero amuleti capaci di gettare il malocchio e far seccare i raccolti. E così me ne disfeci immediatamente. Li ho venduti agli orafi di Corinto. Sembravano gli unici a non temere i miei poteri magici. Chiusa tra le mura domestiche, a badare al governo della casa, a filare, dirigere il lavoro delle serve, ad allevare i nostri figli, spogliata volontariamente di ogni legame con le mie radici, io continuavo a credere nella bontà della mia scelta. Mi bastava l'amore di Giasone, la sua considerazione, l'amicizia, il pensiero che i nostri figli avrebbero fatto parte della società destinata a dominare il mondo conosciuto. Per gli altri, invece, gli anni passavano, ma io restavo sempre Medea straniera, la maga. Tutti pensavano di conoscermi, mentre io non conoscevo nessuno. E nessuno voleva essermi amico. Passavo il mio tempo a trastullare i bambini, a filare, a chiacchierare con la nutrice e le serve. Non avevamo schiavi. Non eravamo abbastanza ricchi. E poi Giasone non voleva offendere la mia sensibilità, mettendomi in casa schiavi delle mie terre. Così pensavo. Ora so che non voleva rischiare che entrassi in contatto con loro. Da principessa della Colchide, destinata a regnare, da maga sapiente
adepta del culto della rigenerazione. L'essermi adattata a fare da moglie e madre devota non aveva convinto nessuno, tranne me. E mi annoiavo. Continuavo a studiare il greco, le usanze del mio nuovo paese come potevo, parlando con Giasone, con i pellegrini che venivano a bussare alla nostra porta, con la servitù. E a un certo punto, non sapendo che fare, ho cominciato a insegnare alle mie domestiche la loro lingua, come facevo con i miei figli, prima che intervenisse il precettore. Ma questo si rivelò un grave errore. Insegnare a delle donne, a delle serve per di più. Si sparse la voce di una congiura, di qualche trama pericolosa che avrei cominciato a tessere. Perché non va dimenticato che per parte di padre potevo vantare diritti sulla linea di sangue e sul trono di Corinto. Che poi, francamente, non ho mai capito perché di tante città-stato fossimo approdati proprio qui. Dovevamo confidare nella gratitudine di Creonte per non avere cercato di deporlo? Così ci avrebbe concesso case e terreni? Troppo ingenuo, anche per Giasone. E allora? Va da sé che non saremmo stati visti di buon occhio. Noi costituivamo un pericolo, ma eravamo gli eroi del vello d'oro. Sicché tra il valore di Giasone e le mie tremende, tanto decantate arti magiche, non osarono rifiutare di accoglierci. No. Tutto filò liscio per 10 anni, sinché Creusa, la figlia del re, arrivò in età di marito. E allora Creonte pensò bene di sbarazzare il campo una volta per tutte con un colpo da maestro, offrendole in moglie a Giasone. A patto ovviamente di ripudiare la sottoscritta. Molto lineare, molto politico, molto greco. E Giasone, che bramava un trono da tutta una vita, consentì a tradire me, il mio amore e tutta la nostra storia senza un tentennamento. Diceva che sarebbe stato un vantaggio per i nostri figli, che sarebbero diventati fratelli di principi, e i miei figli che avrebbero potuto essere re nella mia patria, re a Iolco, se lui avesse fatto valere i suoi diritti sul trono, e anche re di Corinto, se avesse lasciato libera a me di reclamare i miei diritti. Perché? E finalmente aprì gli occhi che mi ero ostinata a tenere serrati per tanti anni, accecato dal mio amore per Giasone e per la Grecia. Per loro sarei sempre rimasta una barbara. I nostri figli dei mezzo sangue e il nostro matrimonio un'ombra che avrebbe per sempre macchiato il suo trono. Ecco perché aveva accettato l'esilio da Iolco. Con me al suo fianco non si sarebbe mai sentito veramente re tra gli altri re. La figlia di Creonte, invece, Creusa, era la via giusta per il potere e la gloria. Molto lineare, molto politico, molto greco. E io? Troppo greca
per essere barbara. Troppo barbara per accettare il ripudio senza reagire. Intrappolata in una terra di nessuno, dove nessuno voleva comprendere le mie ragioni. Per tutti io dovevo soltanto darmi pace. Accontentarmi di vedere crescere i miei figli come valletti dei loro fratelli. I valletti mezzo sangue. I valletti. I figli della straniera. E la solitudine? Una solitudine immensa. Schiacciante, nera. Come l'incudine di Efesto nelle viscere del vulcano mi è crollata sulle spalle, facendomi il vuoto intorno. Un vuoto silenzioso, senza appello, senza nemmeno un'eco pietosa ai miei lamenti. Un vuoto che mi inseguiva e contro la mia volontà continuava a riempirsi di ricordi del tempo felice che mi facevano sanguinare il cuore e urlare di gelosia. Ripensando a noi e immaginando lui tra le braccia di Creusa. Possibile che ciò che era mio adesso fosse di quella ragazzina? La carezzava come faceva con me? Come l'avrebbe presa? Come lo toccava lei? Come lo teneva stretto tra le gambe? E io potevo solo stringere il vuoto davanti a me. Da chi potevo fuggire in cerca di conforto? A chi potevo ricorrere? Tutto avevo riposto in Giasone. Il mio futuro, la mia amicizia, la fede nella vita, il senso stesso della mia esistenza. Sciocca, stupida, 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 insensata donna, stupida. Lo sapevi, vivere attraverso un'altra persona, attraverso un uomo, poi un greco, stupida. Eppure no. Io mi ero affidata con tutta me stessa, è vero. Ma lui aveva giurato di essermi per sempre fedele, chiamando testimoni tutti gli dei dell'Olimpo. Stupida. O anche questo fa parte dell'essere così civili e superiori. Anche essere spergiuri di fronte agli dèi è permesso quando si è greci? Ho desiderato morire. Qualunque cosa, meglio nell'oscurità senza spiragli in cui mi sentivo perduta, buttata via da quell'uomo per il quale avevo sacrificato casa, patria, affetti, libertà. Perché avere un marito significa avere un padrone. E se un padrone cattivo significa l'inferno, un padrone che ti ripudia senza ragione significa meno dell'inferno. Significa il nulla. Che tu sei nulla. Ah! Io credo che i miei lamenti si siano sentiti per giorni in tutta Corinto. Tutti ne erano angosciati e spaventati. Anche Creonte, che si è precipitato a bandirmi dal regno insieme ai miei figli. Tutti tranne Giasone. Forse era troppo occupato a intrattenere la giovane sposa. Ma no, l'ho fatto apposta, mi conosce troppo bene. È arrivato solo quando avevo esaurito tutte le lacrime e solo il fuoco del furore mi divampava dentro e dava luce ai miei occhi perché la vita era spenta. E tutto quel furore, quella solitudine, tutto quel nulla disperato, gliel'ho vomitato addosso. Non si è nemmeno scansato. Perché nulla poteva toccarlo. Soddisfatto, superiore,
pacificato con se stesso e con la società al punto da ignorare persino i sacri giuramenti davanti agli dèi. Lui, uomo, lui, greco, lui ora principe, e io, niente, non con la collera, né con la ragione, né con il ricordo del tempo passato avrei potuto scalfirlo, niente. Ma ci ho provato, è come se ci ho provato. Ho supplicato, chiesto, pianto. E davanti a me continuava a sostenere di avere deciso di sposare la figlia del re per il bene di tutti noi e non per la sua ambizione. E che il mio esilio era il giusto compenso del mio orgoglio. Avremmo potuto vivere tranquilli e nell'agiatezza, ma ormai era fatta. Colpa mia. Me ne dovevo andare. E lui non poteva farci niente. E dove? Dove? Dove poter andare? Dopo aver bruciato tutti i ponti dietro di me per seguirti e aiutarti. Dove? Ed è stato a questo punto che il grande eroe, l'uomo per il quale ho desiderato vivere e per il quale ho implorato che gli dèi mi facessero morire, ha detto, e non avrebbe mai dovuto, ha detto: quanto all'aiuto di cui tanto ti vanti nell'impresa del vello d'oro, ha detto: io non ti devo niente. Ciò che hai fatto per me è stato merito solo della freccia di Eros. La freccia di Eros? Lui che rinfaccia a me la freccia di Eros, l'origine di tutte le mie sventure, ma non è questo. Ha disconosciuto il mio amore, o forse anche peggio. Non l'ha mai riconosciuto, non l'ha mai ricambiato. È stata tutta una bugia. La mia, la sua, la mia. Non mi ha mai amato, mai. Non ha mai ricambiato. La freccia di Eros. Di ciò che io ho sacrificato per lui non ho alcun merito. Questo ho avuto il coraggio di affermare. Il merito è tutto di Afrodite, solo lei. Tra tutti gli dèi, tutti gli uomini, solo lei deve ringraziare. E io? Che cosa sono stata io? Un burattino nelle sue mani. Un giocattolo con cui si è trastullato e che ora può gettare via. Incurante dei giuramenti. Non ho nessun merito io. Ma anche ammesso che fosse vero, che io abbia fatto quello che ho fatto per amor suo solo perché ero sotto l'incantesimo di Eros, allora questo significa che Medea è innocente, che ogni mia azione di allora non dipendeva dalla mia volontà, non il tradimento di mio padre e della mia patria, neanche l'omicidio di mio fratello, che infatti io non ricordo di avere commesso. Ma se lo sono ricordato molto bene tutti gli altri invece. Lo hanno raccontato, lo hanno cantato. La barbara, la leonessa, la fiera, è tutto chiaro. Erano solo canti. Quei canti che avevo tanto amato e che invece già allora stavano costruendo la mia prigione. Ero innocente. E senza saperlo stavo bruciando tutti i ponti dietro di me. Non ci sarebbe stato più perdono. Non ci sarebbe stato più riscatto. Nessuna possibilità, nessuna, di ritornare a casa. La barbara, la leonessa, la fiera. Erano solo canti. E lui lo sapeva. Lo sapeva. Di Afrodite, di Eros. Lo sapeva, ma non ha mai pensato di fermarmi. Mai, nemmeno Iolco,
Eppure eravamo ormai in salvo dalle armate di mio padre. Su quella spiaggia l'ho visto piangere per la sua famiglia e l'ho amato di vero amore. Sulla spiaggia di Iolco abbiamo concepito il nostro primo figlio. Per questo amore ho perso l'innocenza. Ho affrontato Pelia. L'ho fatto fare a pezzi dalle sue figlie. Felice di consegnare la città agli Argonauti senza guerra, fiera di salvarli tutti. Ma lui non l'ha capito. Ha capito soltanto che ancora una volta la Barbara gli stava risolvendo un problema. Non mi ha fermata. Ha lasciato che perdessi la mia innocenza. Era comodo. Com'era comodo avere una Barbara che facesse il lavoro sporco, che incutesse timore al nostro passaggio e guardasse le spalle dell'eroe senza regno. La stessa Barbara che, per quanto ripulita e addomesticata, restava tuttavia impresentabile e scomoda per la scalata alla guida della Grecia, una palla al piede da eliminare per uno che avesse ambizioni politiche. Ma ora finalmente la Barbara stava per essere cancellata, espulsa, senza chiasso, dai canti della storia. Quella storia in cui avevo creduto al punto da rinnegare la mia. Al massimo sarei stata ricordata in un inciso, una parentesi, un espediente degli dèi per condurre l'eroe Giasone a compiere il suo luminoso destino. Ma che destino sarebbe stato quello di Giasone, riunificatore dell'Ellade, il costruttore di alleanze, il condottiero della colonizzazione del mondo conosciuto? No, mai! Nulla. Nulla di questo si compirà mai. Mai. Senza Medea. Medea non sarà uno strumento usato e gettato via nel nulla. Nessuno cancellerà Medea dalla sua storia. Orgoglio? Avrei ucciso i miei amatissimi figli per orgoglio? Chiamo Ecate a testimone che non fu così. Fu amore. Fu amore. Avevo solo un giorno per compiere la mia impresa. Impresa, sì, non vendetta. Va bene, vendetta. Ma non fu solo questo. Volevo che negli occhi di tutti, per sempre, restasse l'orrore, perché nel male gli uomini sanno anche superare gli dèi, l'orrore di quello che la barba, la leonessa, la fiera avrebbe compiuto. Per colpa loro, scatenata da loro, per anni ciechi alle mie offerte di amore, ciechi di fronte alla mia volontà di appartenergli e adesso sordi alle mie preghiere, senza pietà per il mio dolore, perché io ero niente e niente non soffre, non sente, non ha occhi, non ha mani, carne, non sanguina, non ha cuore. Per sempre nei loro occhi, per sempre nelle loro menti, per sempre nei loro cuori orgogliosi. Ho fatto bruciare Creusa e Creonte e tutti intorno a loro nello stesso dolore, nello stesso fuoco in cui avevano fatto straziare me per giorni e giorni. Ma io sono stata pietosa, la loro fine è stata rapida. E in quel rogo spaventoso
sono bruciati tutti i sogni del mio ambizioso marito. I figli. Avrei voluto tornare indietro nel tempo, ma nessuna magia è così potente. Non potevo, non volevo lasciarli a lui. Non volevo lasciarli alla folla inferocita che voleva uccidere i figli della strega, che avevano portato doni avvelenati alla loro principessina. Giasone non avrebbe saputo proteggerli così affranto. Forse amava davvero la piccola Creusa. Loro appartenevano solo a me. Non avevano più né padre né patria. E ora non avevano più neanche una madre, ma solo una furia scatenata che nei loro occhi avrebbe rivissuto la mia vergogna, la mia vergogna, la mia vergogna, la menzogna, il tradimento. Vergogna per essere stata ripudiata, vergogna per aver amato un uomo senza onore, vergogna per aver messo la mia vita nelle sue mani, donandogli due figli, carne della mia carne, che così sarebbe rimasta sempre in ostaggio delle sue mani indegne. Mai, mai più nulla di Medea nelle sue mani. Per difenderli da me io li ho uccisi, per difenderli dal dolore, dall'esilio, dalle persecuzioni, dalla miseria. Nulla in confronto al rancore, al mio rancore che non muore mai. Li ho affidati ad Hera, che ha mantenuto la promessa di renderli immortali, e ora sono nei campi Elisi, dove regno da tempo, dove ci siamo ricongiunti. Sì, perché sono diventata immortale. Non ho pagato per la loro morte terrena. Avrei affrontato le Erinni a testa alta. Avrei combattuto nel tribunale degli dèi per la mia verità. Io ho lanciato al cielo una maledizione senza perdono, ma non è piovuto sangue nero dal cielo. Sono stata felice, certo, di sopravvivere, di vincere. Ma perché non sono stata punita? I miei figli valgono meno degli altri? Per aver offerto suo figlio in pasto agli dèi, Tantalo sconta il suo supplizio per l'eternità. Atreo, Tieste, le Danai, Altea. Nessuno resta immune dopo un delitto, neanche se inconsapevole come Edipo, o se ordinato dagli dèi come Oreste, neanche un semidio come Ercole. Ma io no. Io sono diventata regina nel resto della mia vita mortale, rispettata, onorata. Sono ascesa all'Olimpo mentre Giasone è morto misero e sarebbe completamente dimenticato se non fosse per me. Che ironia! Un grande eroe, ma viene ricordato solo per essere stato il marito di Medea, la moglie tradita che ha ucciso i suoi figli. E anch'io sono ricordata solo per quel gesto. Ma io lo sapevo. Sapevo che la mia impresa sarebbe stata incancellabile. Era quello che ho voluto disperatamente. Ero pronta a pagarne le conseguenze. Anche adesso sono pronta. Il processo a Medea è concluso e l'imputata si dichiara colpevole. Esigo la mia punizione. Io li ho uccisi. La mia mano non si è fermata davanti ai loro visi innocenti. Non mi sono fermata a carezzarli
e mormorare parole dolci per scacciare via la paura dai loro occhi. Volevo toglierli dal mondo, far scomparire ogni effetto di quella freccia scoccata nel mio cuore e lasciarlo solo, come sarei stata sola io per sempre. Volevo vedere il dolore nei suoi occhi e non mi sono tolta la vita. Nessuna commiserazione verso di me, nessuna pietà che mi trascini giù verso l'oblio, lasciando a Giasone tutti gli altri greci liberi di trovare pace e ricominciare. Ho voluto sopravvivere e sono diventata immortale. Ma non è un castigo, non è vero? Io non volevo morire tradita e cancellata come un nome scritto sulla sabbia, portato via dalla risacca delle cose del tempo. Ho agito, ho imposto la mia voce. Nessuno è riuscito a cancellare Medea dalla storia. Per sempre nei loro occhi, nelle loro menti, per sempre nei loro canti orgogliosi. Quei canti che avevo tanto amato, che sono diventati la mia prigione. 34 secoli di parole su Medea. Un diluvio di parole, ma nessun verdetto. Ho diritto a un giudizio. Condanna o assoluzione? Pietra bianca o pietra nera? E questa è la mia punizione, la mia storia che continua, continua, continua ad essere raccontata in tutte le lingue e cambia di segno. E io, condannata a sentirla ripetere, sinché ci sarà l'umanità sulla terra, tempo per ricordare, voce per raccontare, un nome che nessuna onda di mare cancellerà dalla memoria dei tempi, per sempre nei loro occhi, nelle loro menti, nei loro canti orgogliosi. Come sarebbe bello il silenzio, una parola definitiva. Ma a volte gli dèi, per punirti, esaudiscono i tuoi desideri. Per sempre, nei loro canti,